Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. La BCE, la crescita nell'Eurozona si è indebolita. Shock a Napoli, un ragazzo seviziato perché grasso. L'Ebola fa paura, morto il primo paziente negli Stati Uniti. La crescita nell'Eurozona ha perso slancio questa estate. Da maggio a settembre del 2014 le flessioni maggiori sono state registrate in Italia e Germania. Lo rileva la BCE. Tornando alla ripresa economica per l'Eurotower, restano rischi al ribasso per il 2014. Per il prossimo, secondo la BCE, continuano a sussistere le prospettive per una moderata ripresa. Shock a Napoli dopo un ragazzo di 14 anni è stato deriso e poi seviziato perché obeso. La vittima è ricoverata in condizioni gravissime e versa in pericolo di vita. In tre tutti i giovani lo hanno bloccato. Uno di loro lo ha violentato con una pistola d'aria compressa di un autolavaggio che gli ha provocato lacerazioni nell'intestino. L'Ebola continua a spaventare. È morto il primo paziente negli Stati Uniti, mentre in Spagna, oltre al caso accertato dell'infermiera spagnola, a Madrid ci sono 6 casi sospetti di Ebola. In Australia un'infermiera proveniente dalla Sierra Leone è in osservazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità allontana comunque i timori del rischio diffusione Ebola in Europa. In furia la battaglia a Kobane, la città siriana a maggioranza curda, a ridosso del confine con la Turchia, cinta dall'assedio dello Stato Islamico. Sotto i raid aerei della coalizione guidata dagli Stati Uniti, i jihadisti si sono ritirati da alcune zone della periferia. 40 combattenti morti. In Turchia l'avanzata dei jihadisti dell'IS ha provocato violente proteste. Italia meteorologicamente spaccata a metà, piogge sono in arrivo sul nord-ovest per colpa di una nuova perturbazione che porterà a rovesci e un brusco abbassamento della temperatura. Aria d'estate invece al sud con tempo stabile, caldo e punte di oltre 27-28 gradi. Insomma, per il freddo dobbiamo ancora attendere. L'Italia schiaccia 3-0 gli Stati Uniti nel primo match della terza fase del Mondiale di Volley femminile e compie un passo importante verso la semifinale. La qualificazione potrebbe già arrivare oggi se gli Stati Uniti perderanno almeno un set contro la Russia.